Buongiorno ragazzi, eccoci qua l'angolo della cultura. Forse lo aspettavate, non lo so, però oggi parliamo di un altro stato dell'Africa. Ormai mi sono fissato con questi stati, poi andrò piano nel contesto maggiore, ecco, del continente. Parliamo del Burundi, che è un piccolo stato africano, prima colonia tedesca, intorno al fine 800, poi colonia belga, fino al 1962, anno in cui ottenne l'indipendenza. Lo Stato è una repubblica presidenziale, nonostante abbia avuto parecchi colpi di Stato, tra cui nel 1976 e 1996, dal 2015 sta per riscoppiare un altro colpo di Stato, quindi si sta per succedere un altro colpo di Stato. Negli anni 70, nel 1972, venne perpetrato uno dei stermini maggiori della storia africana. Vennero sterminati dai 400.000 ai 500.000 abitanti di etnia Hutu, che è una delle etnie presenti nel paese. Vennero uccisi insegnanti, tutte persone comunque colte che avrebbero potuto dare fastidio al regime che stava per scoppiare dopo, quindi quello degli anni 70, del 76. Il clima è tropicale, quindi anche lì caldo, afoso, poche piogge, eccetera. Gli Hutu sono all'85% della popolazione, quindi di etnia Hutu. I Tutsi, che penso che si pronunci così, non lo so, al 14%, i Pigmei all'1%, 3.000 europei e poi sono 2.000 asiatici. Di religione l'86% è cattolico, il 2,6% è protestante e l'1% è musulmano. Altre religioni sono di quelle africane, quindi sciamanesimi vari. La lingua è francese. Il Kirundi e lo Swahili sono come lingue commerciali. Nel 2005 c'è una nuova costituzione approvata tramite referendum. Questa è una piccola infarinatura sul Burundi, spero che vi sia piaciuta. Se volete altre informazioni sul paese, andate a cercarlo su internet, perché internet non è soltanto YouTube per rompere le scatole, ma è anche per informarsi su queste cose. Quindi questo è un mini angolo della cultura, spero che vi sia piaciuto, ci sentiamo al prossimo video, ciao!